5 cellulari nella tuta gold. Questa è forse la parte più complicata del brano. Ragazzi, ho ricreato il drop di tuta gold di Mahmood. Prima di addentrarci, dico che la difficoltà di creare questo brano è stata prevalentemente nella parte di mixing. Il brano è sostanzialmente basso e percussioni, un tripudio di percussioni, per cui tantissimi transienti da tenere sotto controllo. Quindi avvicinarsi ai loops del brano è stata veramente dura. Ovviamente non ci sono riuscito, perché qui parliamo di meno 6 loops, e riuscire a raggiungere questi livelli mantenendo la dinamica e non facendo distorcere il tutto è veramente un'impresa. Diciamo che io mi sono avvicinato a meno 7 loops e non sono voluto andare oltre perché secondo me il risultato non sarebbe stato gradevole. Adesso entriamo nel progetto e vediamo come ho ricreato il brano. Come sempre, per prima cosa mi sono focalizzato sugli strumenti principali, che in questo caso sono il kick e il basso. Quindi partiamo dal kick. Allora, cassa dritta, il kick che ho saturato e scavato nelle alte, come potete vedere qui, Roar, il nuovo saturatore di Ableton 12, e la cassa suona così. A seguire basso. Il basso è grosso, ma è molto ritmico, ricorda un basso slap house. Sono partito da un sample che suona più come un plug che come un basso, quindi con molto transiente che ho ulteriormente accentuato, a cui ho aggiunto un layer di serum, con un suono molto simile, ma con un po' più di alte. A questi due layer ho aggiunto uno ulteriore, dove ho utilizzato Spire. La linea di basso è sempre la stessa. Questo basso copre maggiormente le medie e le alte frequenze, sporca un po' il tutto, però dà maggiore ampiezza al basso. Quindi ascoltiamoli insieme. E infine ho creato una traccia separata solamente per il sub. Adesso ascoltiamo il basso e il kick insieme. Allora, nella canzone originale a un certo punto abbiamo questo effetto qui, che ho ricreato utilizzando i primi due layer di basso, aggiungendo un effetto di Ableton, il corpus, che gli dà un po' un effetto tubo di plastica, perché è quello che ci sento io. E suona così, con tutto il basso. Non è ugualissimo, ma ci si avvicina. Allora, adesso passiamo al resto della batteria, che sono sostanzialmente percussioni su percussioni. Vediamo i vari layer che ho creato. Allora, nella prima traccia abbiamo Contact, Session Percussionist, è un plugin che simula diversi tipi di percussioni, quindi in questo caso ho creato un pattern di diverse percussioni che suonano insieme tra di loro. I pattern in questo caso andranno creati proprio sul programma e non sulla DAW. Come potete vedere dalla schermata, questi sono gli strumenti che ho utilizzato: Kayon, Woodblock, Djembe, non so se si pronuncia così, ed è clap, che insieme suonano così praticamente. Andiamo al secondo layer, dove ho utilizzato sempre Kontakt. Per questo layer ho utilizzato un Darbuka, che sarebbe tipo un bongo, una specie di bongo medio orientale, e suona così. Terzo layer invece abbiamo i timpani. Nella DAW ho fatto un resampling perché era più facile per me lavorarlo, però ho utilizzato un plugin, una libreria di Kontakt, anche in questo caso, Action Strike, e i timpani suonano così. Un po' di equalizzazione togliendo le frequenze sotto i 100 Hz. Non è finita qui, adesso abbiamo due ulteriori layer. Uno snare, sempre utilizzando Action Strike di Kontakt, uno snare un po' più orchestrale. E infine dei tom. Per i tom invece ho utilizzato un sample che ho suonato poi in MIDI, arrivando a questo risultato. Ascoltiamo tutte le percussioni insieme. Adesso la parte più divertente. Avete presente quei due colpi iniziali prima dello stop? Per intenderci questi? Qui ho utilizzato sia i tom e i timpani che ho creato in precedenza, e come potete sentire c'è anche un suono metallico sotto, e io ci ho sentito anche un layer di un suono di telefono. Avete presente la cornetta del telefono quando la alzate? Tu, telefono occupato? Quel suono lì. Quindi sono andato su YouTube, ho cercato quel suono.
l'ho importato sulla mia DAW, l'ho inserito in un sampler, l'ho suonato e l'ho lavorato con diversi plugin, tra cui distorsione, equalizzazione, compressione e un po' di riverbero, arrivando a questo suono. Quindi tutto insieme quello stop suonerà così. Abbastanza simile, direi. Passiamo alla parte più semplice del brano, le melodie. Qui c'è poco e niente, abbiamo 3 layer di strings e un pluck. Per il primo layer di strings ho utilizzato un plugin di Arturia chiamato Augmented Strings, plugin molto figo, che suona così. Una semplice scala, come potete vedere. Secondo layer, sempre layer di strings, suonate con Contact, Action Strings. La linea è la stessa, ma suonate un'ottava più bassa. E infine abbiamo solo 3 note che armonizzano. In questo caso ho utilizzato degli strings di Contact, delle strings orchestrali. Sono 3 note che fanno così. E poi abbiamo dei pluck. Io ho utilizzato Omnisphere, ma è un suono talmente banale che non richiede un particolare plugin, può essere creato ovunque. Tra l'altro l'ho anche molto editato, come potete vedere, tra equalizzazioni varie, compressioni, saturazioni, riverberi, delay, che suona così. Allora, ascoltiamo tutti i synth insieme. E praticamente abbiamo terminato. Ci sarebbero degli effetti di transizione, ma non vi sto qui a parlarvi di questi perché sono talmente banali. E c'è anche un fill di batteria che suona così. Niente di che, insomma. Adesso ascoltiamo prima l'originale e poi ascoltiamo la mia base insieme alla voce estrapolata a cappella. Originale. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà. Mi passerà, ricorderò, i gilene ripieni di zucchero, cambio il numero. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Adesso ascoltiamo la mia base con la voce. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà. Mi passerà, ricorderò, i gilene ripieni di zucchero, cambio il numero. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Allora, diciamo che come suono mi sono avvicinato molto. Però se andiamo a analizzare lo spettro e le frequenze, vediamo che comunque... Vabbè, il volume dell'originale è molto più alto, cioè molto più alto, è un po' più alto. E vediamo che comunque a parità nel mio ci sono un po' troppe alte e c'è un picco di basso intorno ai 50-60 Hz. Però chiaramente ricreare proprio gli stessi suoni in maniera identica è un po' difficile, quindi importante avvicinarsi. Posso dire che mi sono avvicinato abbastanza. Potevo fare di meglio, forse sì, non lo so, però comunque... Di base sono abbastanza contento del risultato. Mettete un like se vi è piaciuto e fatemi sapere nei commenti se mi sono avvicinato abbastanza o se volete che io ricrei qualche canzone in particolare. E ci vediamo al prossimo video.